Quindi, cari colleghi, vicini e lontani, cari colleghi, buongiorno, dovunque voi siate, come diceva Filogamo. E grazie per esservi collegati, grazie per essere qua. Io mi occupo di, come avete visto, ci siamo seduti ai posti invertiti per stimolare la discussione. Del Punker da 25 anni, sono stato investito di fare questo 25 anni fa e ogni giorno imparo qualche cosa di nuovo. Lo imparo confrontandomi con i colleghi della mia stessa disciplina, con quelli di altre discipline, imparo ascoltando i pazienti, imparo in tanti modi e penso che questa sia la cosa più importante che noi possiamo fare, che è quella di continuare a confrontarci in una patologia così rara, dove è così difficile, sia per gli aspetti prognostici, sia per quello che sono le sofferenze dei pazienti, di continuare a cercare di capire qualche cosa di più. E dal confronto tra di noi, che ci occupiamo in tutta Italia, in ogni angolo d'Italia di questa malattia, sicuramente ci possiamo, arricchire. Quindi questa è un'occasione per cercare di approfondire, cercare di migliorare, insomma, le nostre capacità. E la cogliamo come un momento informale, come un momento di confronto dove anche se noi stiamo seduti su una cattedra o un podio, in realtà siamo tutti sulla stessa pagina. Per cui grazie per esservi collegati, grazie per essere in presenza quelli che sono qua e lascio la parola a Michele. Io ringrazio Michele, ci tengo a sottolineare che sono un pochino più giovane, quindi lo faccio da un po' meno il Pancras, poi ci sono arrivato più tardi anche, però penso che sia questo format del corso di alfabetizzazione molto interessante. Questa è la seconda puntata, come sapete, la prima l'avevamo fatta al congresso nazionale AISP di settembre, e credo che sia un modo molto interattivo e molto interessante di scambiarsi esperienze. E il concetto dell'alfabetizzazione credo ci sta molto a cuore, perché l'idea è che proprio tra il confronto tra di noi si possa, come dire, dare il massimo di quello che oggi si può dare a un paziente con tumore del pancreas, dovunque venga seguito, visto, diagnosticato e impostato. E quindi questo è un punto che penso sia molto importante per tutti noi e per i nostri pazienti. Vorrei ringraziare Codice Viola, Piero Rivizzigno e Dario Chiocchetta per averci dato la possibilità di raggiungere un numero maggiore di voi attraverso lo streaming, a parte quelli che sono qua, visto che abbiamo ancora qualche limitazione in presenza. Quindi grazie davvero, credo che a loro forse sta addirittura più a cuore che a noi che venga innalzato il livello e che si tratti bene il tumore del pancreas per quello che si può fare oggi in qualunque punto di Italia. Quindi grazie davvero. E direi che a questo punto cediamo la parola ai moderatori della giornata, che sono Maria Cristina Di Marco e Riccardo Casadei, e sono anche i padroni di casa. Esatto. Lasciamo il podio. Buon lavoro. Vi tolgo anche a Michele Rene, se no. Sì. Tocchiamo bene. Prego. Allora, intanto buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente gli organizzatori, i due Michele, per questo invito a partecipare, tra virgolette, a casa nostra, ma con una larga presenza dei colleghi, insomma, del San Raffaele di Verona e soprattutto l'associazione pazienti, con il cui confronto anche ieri c'è uno stimolo continuo a fare meglio, sperando, insomma, di trovare giorno dopo giorno qualcosa che, tra le terapie in particolare, che possa dare una concreta risoluzione e allungamento della sopravvivenza per i nostri pazienti. Non perderei troppo il tempo e il primo relatore Sì, lo lascerei presentare. vi saluto anch'io, buona giornata a tutti, spero. E io inizierei subito con la prima lettera di questa alfabetizzazione, cioè l'H. I Volume Center, scontano solo i numeri, solo per la chirurgia, con Giampaolo Balzano e Balzano. Scusa, 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 scusa.
Scusa, è sempre lì, è un errore che ricorre. Elisa Salvatori. Salvatore, Lisa Salvatore, scusa. Sono negato. Hai mandato troppo gli inizi. Esatto. Bene, allora io introduco questa giornata con la lettera H, come diceva Riccardo. Grazie a Riccardo, grazie a Micheli, grazie a Maria Cristina. Allora, la lettera H, cioè High Volume Centers, oltre a questi numeri, è solo per la chirurgia. Io sono chirurgo, quindi per me è più facile affrontare questo argomento rispetto a quello che dovrà fare Lisa più tardi, perché noi abbiamo molti più dati su cui parlare. Noi abbiamo dei dati che risalgono più di 40 anni fa, quando era stata identificata per la prima volta una possibile relazione tra l'esperienza di chi eseguiva le operazioni e poi i risultati. E si vedeva che più se ne facevano, meno morti c'erano, e quindi forse conviene mettere le cose a posto, fare una regolamentazione e fare in modo che queste operazioni vengano eseguite solo in certi ospedali. Ma quello che cambia, anche se poi anche negli anni 90, 80, vengono altri fuori lavori, ma è dall'inizio degli anni 2000 in cui comincia a discutersi in maniera più approfondita. Questo è un lavoro che in realtà non parlava solo di chirurgia pancreatica, ma esaminava 8 procedure ad alto rischio. Quella del pancreas era quella che aveva questa maggiore relazione tra interventi, numero di interventi eseguiti e poi mortalità. E vedete quanto era drammatica questa relazione, come sempre proporzionale all'esperienza. Il risultato. Questo poi si è verificato ogni volta che questa relazione è stata testata in tutti i paesi. In Italia ci siamo dati da fare, insomma, abbiamo fatto diversi articoli per dare il nostro contributo a questo argomento, cominciando dal 2008, quando abbiamo visto la relazione nella duodenocefalo pancreasectomia tra mortalità e volume. Nel 2016 avevamo poi focalizzato l'attenzione solo sui pazienti con il cancro del pancreas che venivano operati, per vedere come venivano operati, le operazioni venivano fatte. E invece negli ultimi due lavori abbiamo approfondito l'aspetto di come bisognava centralizzare. Cioè, nel momento in cui abbiamo evidenziato il problema ci voleva anche un metodo per poter risolvere questo problema. Il problema è che se non è regolamentata questa cosa, i chirurghi operano in ogni ospedale anche per quanto piccolo sia, ma se il chirurgo è lasciato al proprio arbitrio, opera con dei risultati che possono essere terribili, drammatici. Le conseguenze sono un'eccessiva mortalità operatoria, operazioni inadeguate, un aumento della spesa sanitaria, che ovviamente può essere l'aspetto minore, e una peggiore sopravvivenza a lungo termine. Vedremo come questi argomenti. Questa è la situazione, diciamo, la fotografia di quello che succede in Italia, come emergeva dal lavoro pubblicato nel 2016, cioè quanti ospedali hanno pazienti con cancro del pancreas. Sembra un numero incredibile, 544 ospedali in Italia hanno eseguito interventi in un triennio su pazienti col cancro del pancreas, 544 ospedali, ovviamente se li distribuiamo per categorie di volume, questo è quello che ci troviamo, cioè che più di 400 ospedali avevano eseguito in media una resezione di tumore del pancreas all'anno. E di questi, che sono ovviamente la gran parte, il 75% di tutti gli ospedali che eseguivano interventi per cancro del pancreas, più di un terzo operava i pazienti con cancro del pancreas, ma non toglieva mai il tumore. Solo interventi esplorativi o palliativi, quindi interventi che noi sappiamo essere non inutili, ma dannosi, se non in condizioni molto particolari. Vediamo il primo punto dell'eccessiva mortalità operatoria che questa situazione comporta, che è quello anche più documentato in letteratura per quanto riguarda i nostri dati italiani, il primo lavoro del 2008, dove non c'è fare un pancreatectomia in relazione mortalità e volume, rischio aumentato di 5 volte nei centri che eseguivano meno di 5 duodenocefalo pancreatectomia all'anno rispetto ai centri a maggiore volume. Proseguendo nella nostra strada il lavoro del 2016, in cui avevamo visto cosa succedeva nei pazienti operati per cancro. Questi sono i risultati della DCP per cancro con il 14% di mortalità di media nei centri a volume molto basso, perché si riduceva progressivamente. L'ultimo lavoro del 2020, ultimo lavoro su base nazionale, in cui avevamo preso in considerazione 12.800 resezioni e non soltanto DCP, quindi anche interventi a minore rischio come la distale o l'enucleazione. E questa è la mortalità, quindi superiore ancora al 10% dei centri che avevano poca esperienza.
e sempre con questa riduzione proporzionale all'esperienza. Quindi, mortalità è il primo problema, ma un secondo problema più difficile da documentare è l'indicazione sbagliata, che appunto è più difficile da documentare, ma se non c'è conoscenza, poi uno opera pazienti che non deve operare, sono del cancro, ma poi pensate anche a tutti quegli altri interventi per cisti o tumori neuroendocrini, quali decisioni sbagliate possono essere prese. Per quanto riguarda il cancro, sappiamo che non ci sono solo gli interventi resettivi, ma ci sono anche interventi palliativi per la stenosi della via biliare, ovviamente, o qualcosa per la stenosi del duodeno. Ma se dobbiamo scegliere tra fare un intervento o fare una procedura endoscopica, è ovvio che dobbiamo scegliere una procedura endoscopica. E poi non possono esserci più quelle situazioni che ci sentiamo raccontare da pazienti, il chirurgo ha aperto e mi ha detto, poi vediamo cosa si può fare. Ma no, ma non può essere. Non si può fare una cosa del genere. Eppure, purtroppo, se noi mettiamo in relazione il numero di interventi non resettivi con l'esperienza del centro, abbiamo trovato che c'era questa relazione, cioè se l'ospedale aveva più esperienza, operava meno, e gli ospedali facevano meno interventi non resettivi, mentre invece gli altri ospedali operavano molto di più, cioè tutto questo eccesso di interventi, come dico, non inutili, ma dannosi, dannosi, perché il paziente deve andare a fare la chemioterapia, non può occuparsi della convalescenza, e non vi faccio vedere i dati della mortalità di questi interventi, che è incredibile, ma è come quella degli interventi resettivi. Per cui l'altro problema, diciamo, di minore rilevanza nostra, ma di rilevanza per i sistemi sanitari, è comunque l'aumento della spesa sanitaria, perché quegli interventi vengono rimborsati. Quindi quegli interventi dannosi, c'è anche la beffa, che poi vengono rimborsati, anche se fanno i danni al paziente. E calcolando questa spesa in eccesso, si veniva a calcolare un costo di 4 milioni di euro all'anno per rimborsare interventi dannosi. L'ultimo dato, quello della peggiore sopravvivenza a lungo termine, in realtà ci sono meno dati, ma anche perché sappiamo che abbiamo a che fare col cancro del pancreas, quindi se noi operiamo e tiriamo via un cancro del pancreas, molto spesso è proprio la malattia che poi guida quello che succede. Certamente c'è un po' di differenza, e questa differenza è significativa. Questi sono dati degli Stati Uniti, sul National Cancer Database, 5.400 pazienti, le curve un po' si varicano, però appunto il problema è prevalentemente di tipo di che tumore abbiamo davanti. Questo è uno studio giapponese analogo sulla sopravvivenza a 3 anni, le curve si divaricano certamente un po', ma è meno, diciamo, drammatica questa relazione rispetto a quello che noi vediamo per la mortalità operatoria. In Italia non abbiamo questi dati di sopravvivenza a seconda dei centri. Mi sono un po' divertito in questi giorni ad elaborare questi dati della regione Lombardia, che abbiamo ricevuto per un'altra finalità che poi vedremo. E come vedete sono interventi eseguiti in Lombardia, ma in un periodo molto recente, quindi il follow-up era molto stretto e ho potuto valutare soltanto la percentuale di mortalità oncologica a un anno dalla resezione per volume dell'ospedale. Questo è il tasso di mortalità oncologica, cioè esclusa la mortalità operatoria, e vedete che comunque nei centri ad altissimo volume, che in Lombardia sono San Raffaele e Humanitas, il tasso di mortalità è comunque, diciamo, meno della metà rispetto a quello che si vede negli altri ospedali. E il dato diventa molto più drammatico se noi includiamo anche la mortalità operatoria, dove nei centri a basso volume i pazienti che vengono sottoposti a resezione per cancro del pancreas, il 30% non arrivano all'anno di vita dopo l'operazione. Quindi basta prendere consapevolezza che c'è un problema, bisogna fare qualcosa. Come facciamo? Dicevamo il volume, certo, un volume minimo, questi sono i numeri dei volumi minimi, cioè non si scende mai sotto le 10 resezioni, ma è sufficiente dire che ci vogliono 10 resezioni all'anno? Assolutamente no. E quello che appunto abbiamo documentato in questo lavoro del 2020, pubblicato su British Journal of Surgery, in cui abbiamo guardato cosa succedeva nel singolo ospedale. Questi sono i 92 ospedali italiani che eseguivano più di 10 resezioni all'anno. E guardate le colonnine rosse, cioè c'è veramente da arrabbiarsi. Perché non è possibile che ci siano degli ospedali dove c'è il 27% di mortalità per resezione. Non è possibile accettare che i pazienti vengano trattati in questa maniera. Non è davvero, è inconcepibile. Bisognerebbe fare qualche cosa per impedire che questo accada. Cosa si può fare? Si può, da parte delle istituzioni, regolamentare l'accesso. Quindi per aiutare le istituzioni abbiamo fatto questo lavoro in cui abbiamo messo a punto un metodo in 4 punti per dire bisogna centralizzare. Vi aiutiamo, bisogna fare così, bisogna non soltanto guardare cosa succede in media e definire un volume minimo, ma guardare cosa succede nei singoli ospedali
E poi guardare anche la facilità dell'accesso alle cure, perché vabbè, in Lombardia può anche essere più facile, ci sono tanti ospedali, il terreno è piatto, però insomma bisogna vedere poi in ogni regione, adattare alle proprie esigenze. Ecco, una bella notizia che possiamo darvi è che in Lombardia questa settimana, grazie all'azione soprattutto delle associazioni di pazienti, abbiamo qui appunto Piero Rivizioni di Codice Viola, che è stato uno dei principali artefici di questa pressione sulle istituzioni, siamo riusciti a far ottenere una delibera in cui la Regione Lombardia ha deliberato di fare delle partners unit sulla base di una struttura organizzativa multidisciplinare, centri con adeguate tecnologie, personale competente, elevati volumi di trattamento, con un modello hub and spoke, un libro di intenti per il momento. Però c'è una delibera che impegna la Regione a fare una cosa e adesso dobbiamo lavorare per fare in modo che questo si realizzi. Abbiamo elaborato questi dati che ho ricevuto dalla Regione Lombardia per vedere cosa succedeva. Il gruppo di lavoro ha definito dei criteri per selezionare i centri chirurgici che non sono proprio, diciamo così, rigorosi. La mortalità operatoria deve essere meno dell'8%, perché sennò sarebbero rimasti fuori degli ospedali, diciamo, pubblici molto importanti che invece dovevamo tenere dentro. Ma questo è già, comunque avete visto che disastri possono succedere. Già avere un limite all'8% può essere una buona cosa, anche perché questi centri si devono impegnare a fare in modo di scendere sotto al 5% nel giro di 3 anni. Questo processo permetterebbe di passare da 65 a 9 centri con una mortalità operatoria che negli ospedali selezionati comunque la media è il 3,2% e in quelli esclusi è il 10%. Quindi 65 ospedali si scende a 9. E ovviamente non è solo la chirurgia che ci deve essere, ma è stato deliberato che qualunque attività deve essere con le adeguate tecnologie, con gli specialisti, con l'esperienza adeguata, quindi ci deve essere questo team multidisciplinare formato che permetta di ottenere dei risultati di qualità. E quindi in ogni regione dobbiamo fare la pressione, non tutte magari saranno recettive con Lombardia, non ci sarà sempre Rivizzigno a fare le pressioni, però bisogna lavorare da quello, non possiamo più prendere atto e lasciare che succeda che ci siano ospedali che hanno il 25% di mortalità. Bisogna selezionare gli ospedali in base alla bassa mortalità, verificare la presenza di tutte le discipline e funzioni professionali necessarie, e poi considerare appunto anche l'accesso dei pazienti alle cure. Io vi ringrazio e cedo la parola a Lisa per la parte oncologica. Grazie Giampaolo. Parlare dopo di lui, con tutti i dati che ha mostrato, mi sento un po' in imbarazzo, sinceramente, perché i dati oncologici vedremo che sono molto molto meno. Però per quanto riguarda l'oncologia, io sono, per chi non mi conoscete, Elisa Salvatore, lavoro al Policlinico Gemelli insieme al professor Tortora. Per quanto riguarda i centri ad alto volume, solo per la chirurgia direi di no, ma però abbiamo visto di tantissimi dati che ci ha presentato Giampaolo, i nostri sono molto più limitati. Per l'oncologia è un pochino più difficile da valutare e da quantificare, perché ora vedremo, abbiamo sicuramente pochissime evidenze. Sono dati che non sono così semplici da quantificare e bisogna sicuramente tenere in considerazione vari fattori e sicuramente non contano solo i numeri. Io ho fatto un po' una ricerca, di quello che c'è in letteratura. In realtà il lavoro che forse un po' più si adattava a quello di cui vi devo parlare è questo, il lavoro del gruppo canadese pubblicato 2 anni fa, che va a valutare proprio come i centri oncologici ad alto volume possano avere un impatto sui pazienti con tumore del pancreas non operabili. Considerate che sono stati valutati poco più di 7.000 pazienti e che cosa è venuto fuori? In realtà non sono stati valutati centri ad alto volume, ma i cosiddetti provider ad alto volume, medici ad alto volume, e i medici che vedevano più pazienti per anno, cioè i pazienti dei medici
che ad alto volume avevano una maggior probabilità di ricevere chemioterapia, e questo poi lo vediamo anche negli altri centri. Spesso ci arrivano magari pazienti anche da centri periferici in cui magari per le condizioni cliniche ci viene detto ma solo di ASG, però sappiamo che magari le condizioni cliniche e salute del paziente sono legate anche alla malattia, e quindi sicuramente poter fare o comunque tentare di fare una chemioterapia ne vale la pena, soprattutto quando il paziente è un paziente giovane. Quello che mi ha fatto un po' pensare è il cut-off del numero dei pazienti l'anno, perché qua sono stati considerati medici ad alto volume, medici che vedevano almeno 16 pazienti l'anno. Sicuramente sappiamo che nei nostri centri noi vediamo molti di più, quindi se c'è una differenza considerando il cut-off di 16 pazienti, sicuramente nei nostri centri io mi immagino che la differenza sia ancora più importante. E in questo studio c'è anche detto che i pazienti dei medici ad alto volume hanno anche delle sopravvivenze più lunghe. Ma perché diciamo abbiamo questi risultati? Perché i centri ad alto volume hanno sicuramente dei medici oncologi che sono dedicati alla patologia pancreatica e che hanno una maggiore esperienza, che quindi trattano maggiormente i pazienti. Abbiamo anche una maggior possibilità di arruolare i pazienti negli studi clinici e quindi di poter utilizzare anche terapie innovative, anche magari in linee avanzate quando non abbiamo la possibilità di utilizzare altri farmaci. E sicuramente nei centri ad alto volume c'è un'espertise oncologica chirurgica, come vi ha fatto vedere Giampaolo, ma non solo. Ed è qui che ritorna il concetto già di cui ha già parlato prima il chirurgo, proprio della multidisciplinarità. Queste sono le indicazioni delle linee guida NCCN che dicono che appunto è fondamentale avere la multidisciplinarità per quanto riguarda la valutazione diagnostica, la valutazione di replicabilità dei pazienti con tumore del pancreas. Ma io credo che la multidisciplinarità probabilmente coinvolge molti più attori, come già detto, perché non è solo l'oncologo, il chirurgo, il radiologo, ma abbiamo anche l'endoscopista, la radioterapista, il gastroenterologo, il patologo, la nutrizionista, e stamani la professoressa Mele ci farà anche una relazione. E il team multidisciplinare è necessario in tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi al trattamento, alla valutazione della risposta al trattamento, alla chirurgia, ma anche in tutte quelle fasi, anche alla fase finale della malattia, ma anche alla gestione di tutti quei sintomi che possono essere legati sia al trattamento ma anche alla malattia stessa. E questo è un lavoro che abbiamo pubblicato l'anno scorso nel nostro centro insieme a Giuseppe Guerra, poi farà una presentazione che è il chirurgo, dove noi siamo andati proprio a valutare i pazienti che sono stati diciamo discussi al nostro team multidisciplinare tra il 2017 e il 2019, 438 casi, i numeri sono sicuramente aumentati in questi anni, e vedete come la decisione dopo discussione del team multidisciplinare per quanto riguarda la valutazione diagnostica della replicabilità o della risposta al trattamento è variata in un 24% dei casi, quindi in un quarto dei pazienti la decisione è variata dopo discussione multidisciplinare. Sicuramente la parte da leone la fanno sia la valutazione diagnostica e la valutazione della replicabilità. Vedete che abbiamo solo 6 pazienti in cui è cambiato la decisione per quanto riguarda la valutazione di risposta al trattamento, però almeno in pratica clinica credo che tutti ci rendiamo conto che spesso dobbiamo discutere casi anche dal team multidisciplinare per valutare la risposta al trattamento e come stanno andando i nostri pazienti, perché magari la TAC non si allinea alla clinica o all'andamento del marcatore. E andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio questi pazienti. 36 pazienti che inizialmente erano stati dati come diagnosi benigne alla valutazione di TAC esterne, dopo rivalutazione al team multidisciplinare, quindi revisione delle immagini dei nostri radiologi, vedete come la metà dei pazienti in realtà erano stati dati come pazienti con neoplasia del pancreas che poi è stata confermata all'esame istologico. E vedete come invece 18 pazienti che erano stati dati inizialmente come neoplasia pancreatica solo alla valutazione delle immagini, in realtà la revisione delle immagini da parte dei nostri radiologi in realtà erano stati dati poi come soprattutto come PMN o lesioni cistiche. Capite perfettamente come cambia completamente la strategia terapeutica e la prognosi di questi pazienti. Per quanto riguarda invece la parte della valutazione della replicabilità, soprattutto anche vedere quella riga blu in cui sono quei 3 pazienti che erano stati dati come metastatici, dopo discussione
del team multidisciplinare, i pazienti metastatici in realtà sono aumentati, perché da 3 pazienti siamo passati a 15 e questi pazienti sono stati tolti da quei pazienti che inizialmente erano stati valutati come borderline resectable o pazienti ereditabili. Quindi anche in questo caso, ancora una volta, vedete come cambia completamente la strategia terapeutica, ma anche la prognosi del paziente. E infine quella piccola parte di pazienti prettamente oncologici, vedete come in realtà 3 pazienti che inizialmente erano stati dati come pazienti in progressione alla revisione delle immagini, 2 pazienti li abbiamo guadagnati perché noi li abbiamo persi, perché in realtà avevano una malattia stabile non risposta. È vero che sono numeri piccoli, sicuramente non ci possiamo guardare su questo, però vedete come sono pazienti in cui probabilmente se non li avessimo discussi al team multidisciplinare avrebbe preso un trattamento che in realtà stava funzionando. Sappiamo benissimo come nel tumore del pancreas purtroppo non abbiamo tutte queste armi a disposizione, quindi se io sospendo un trattamento che in realtà funziona, diciamo mi sono già giocato un'arma importante. Quindi per concludere, il centro ad alto volume sicuramente non vale solo per la chirurgia. Non valgono solo i numeri, ma è fondamentale la multidisciplinarità, quindi è importante l'expertise in ogni specialità e anche la possibilità di accedere sia a trattamenti standard, ma anche la possibilità di accedere a trattamenti innovativi e a trial clinici. E tutto questo ci deve portare chiaramente a migliorare la sopravvivenza, ma anche la qualità di vita dei pazienti con tumore del pancreas. E io con questo ho finito e vi ringrazio. Molto bene, sono state 2 relazioni molto molto interessanti e noi abbiamo deciso di fare delle domande a seguito di ogni relazione, quindi se c'è qualcuno che vuole fare domande ce ne sarebbero penso tantissime da fare, soprattutto a Giampaolo, e poi però se c'è qualcuno che vuol fare domande molto volentieri e, altrimenti ne faccio una io. Ce ne sono 2 anche dall'audience. Cominciamo dalla sala. Dottoressa. La priorità per quanto riguarda le indagini invece diagnostiche. Cioè, in questa pancreas unit che funziona molto bene perché c'è un team multidisciplinare, si possono rivedere gli esami fatti nell'ospedale di provincia, eccetera, eccetera. O sarebbe necessario anche che questi esami ovviamente venissero fatti in queste pancreas unit, dove immagino che anche questo venga consultato. Allora, io credo che l'ideale, in una realtà ideale, sarebbe necessario poterli fare nel centro chiaramente di riferimento, perché spesso noi ci siamo ritrovati a vedere date di tappo risonanze perché il radiologo ci ha detto quanto tipo, non vediamo assolutamente niente, sono sbagliate le fasi, sbagliate tutto, le dobbiamo ripetere. Quindi spesso ci siamo ritrovati a doverle ripetere nel nostro centro. In un mondo ideale dovrebbe essere così. Il problema è che poi bisogna capire, riuscire ad avere i costi, e questo sappiamo che è un po' più difficile. Quindi io credo che bisogna lavorare anche su questo, spesso tutte le varie tappe di risonanza sono state rivalutate, viste le immagini con il nostro radiologo, e almeno nel nostro centro funziona che ripetiamo gli esami quando proprio non sono adeguati, però si sono d'accordo. Giampaolo, sì. Vuoi aggiungere qualcosa? Solo aggiungere che spesso c'è bisogno poi di ripeterli perché comunque invecchiano. Prima che il paziente arrivi al centro di riferimento, quando le valutiamo spesso, diamo una prima valutazione multidisciplinare, ma poi devo dire che la maggior parte dei casi poi c'è bisogno di ripeterle prima di prendere la decisione terapeutica definitiva. No, scusa, posso fare un'aggiunta? Teniamo presente che, ad esempio, la macchina che ha il Sant'Orso, la della TAC, è diversa dalla macchina che c'è a Bazzano. Quindi anche l'impatto che può avere lo strumento e anche il protocollo che tu adotti nel fare, diciamo, un TAC, potrebbe essere molto diverso dal nostro ospedale, immagino dal San Raffaele, immagino dal Gemelli, eccetera, rispetto a un ospedale in periferia. Quindi secondo me c'è da aggiungere anche questo aspetto, diciamo, tecnico, che non è irrilevante.
C'era una domanda da Piero e poi da Mir. Sulla parte oncologica, in realtà abbiamo la necessità di avere dei dati, cioè capire quanti pazienti hanno fatto in prima linea col Firinox, la gencitabina, l'Abraxane, che cosa è venuto dopo in seconda linea e correlare questo alla mortalità per i metastatici, per esempio, dove secondo me è qualcosa nell'ordine del fattibile. L'ordine del fattibile se si affronta il problema con chi ha la gestione di questi dati. E penso che un organismo come ARC potrebbe essere un grande motore di cambiamento. Abbiamo bisogno di dati. Abbiamo bisogno di dati. Non possiamo, diciamo, rimanere nelle opinioni, per carità, molto credibili, perché poi a volte si scopre che la propria opinione, non corroborata da dati, è fallace. Vuoi rispondere tu, Lisa? Sì, io sono d'accordo che questo paese di Calerani, Garibaldi, appunto, ha proprio l'obiettivo di questo, di raccogliere dati proprio sulla gestione e sul trattamento dei pazienti. In tempo reale, non posteriore. No, però insomma, hanno 1700 pazienti al momento raccolti, quindi che non ha sicuramente un... non sono sicuramente pochi pazienti. È chiaro che io credo che ci sia sempre, come si diceva, come anche ha sempre un po' affermato Michele, poi non so se poi vuole intervenire lui, che c'è anche un bias di selezione, nel senso che probabilmente chi inserisce dati sono già dei centri che sono esperti di pancreas e che hanno tutto l'interesse a ricevere i dati. Cioè, io credo che sarebbe importante anche vedere quei centri piccoli di periferia che magari trattano pochi pazienti pancreas, cercare di capire come li trattano, in realtà quanti pazienti pancreas vedono e di questi quanti ne trattano. Perché tante volte capita, cioè quando capita anche quei clienti che vengono a fare secondo opinion, come credo a tutti, che magari hanno dato indicazioni solo per avere supporto, che fanno un tumore del pancreas, magari condizioni scadute, però queste condizioni sono legate semplicemente al fatto che veramente hanno un tumore del pancreas e che ha delle... Quindi io credo che sia importante anche questo dato, ma credo che questo dato sia molto difficile da ottenere. C'era una domanda in fondo da Mirko D'Onofrio. Sì, è molto interessante. Abbiamo fatto lo stesso lavoro di valutare l'impatto del multidisciplinare. Noi abbiamo 20% dei pazienti che cambiano completamente il percorso. E l'altra cosa che dice Bazzano anche è vero, perché i pazienti arrivano con esami vecchi molto spesso, noi abbiamo visto anche il tempo di arrivo al centro di riferimento ed è c'è una percentuale sopra i termini, quindi l'esame è tutto da rifare. Allora la mia domanda, invito a una riflessione, cioè magari voi riuscite, noi no, non tutti i pazienti passano. Cioè, non tutti i pazienti, ovviamente è possibile, perché il numero di perché devono fare la chirurgia, un centro di riferimento, quindi riesce a assorbire i casi tra virgolette difficili, ma decide che è difficile il caso. Se poi questi hanno 20%, anche gli altri potrebbero avere una percentuale di rilettura, di rivalutazione, e non sono Allora, c'erano due domande, però chiedo all'audience se possiamo farle dall'audience, dalla rete. Una domanda per Giampaolo. Nel caso di accertamento degli interventi resettivi, preferenzialmente in centri ad alto volume di riferimento, quale sarebbe la soluzione per conciliare l'elevato numero di pazienti e i tempi ragionevoli per intervenire chirurgicamente e quindi garantire ragionevole liste d'attesa? Tutto ovviamente dipende dall'organizzazione locale, bisogna, come dicevo, calcolare poi la facilità per il paziente di accedere alle cure, considerando anche le liste d'attesa. Se a livello regionale si dovesse deliberare che si decide di fare gli interventi del pancreas in soltanto due centri o tre centri, bisogna mettere quei centri in condizione di poter fare quegli interventi, quindi non è che poi arrivano i pazienti senza che siano stati presi dei provvedimenti. La regione che decide di centralizzare deve fare in modo che questo accada. Questo, per esempio, in Lombardia non sarebbero due pazienti al mese in più per ogni centro, dai nostri calcoli, questo non impatterebbe assolutamente
sulle liste d'attesa. In altre regioni potrebbe essere necessario selezionare soltanto 2 o 3 centri, e magari questo potrebbe richiedere dei provvedimenti diversi, però diciamo che è un problema affrontabile, non è un problema insuperabile. Ce n'è un'altra di domande? No, erano queste due. C'è il dottore? Il dottore, ma perché dovevo intervenire su una cosa. Volevo sapere se nelle vostre parti è previsto o c'è un intervista. Contestualizzo la domanda. Io sono un intervista, invece certo. Cercare di fare diagnosi precoce, comincio a vedere anche dei pazienti nell'ambulatorio di risalto di patologia con patologie pancreatiche. Sì, allora noi di fatto appunto abbiamo come internista, cioè tutta parte si occupa gastroenterologo, che di fatto loro hanno anche proprio un ambulatorio pancreas dedicato dove ad esempio seguono tutti i PNAN, quindi tutti comunque le lesioni benigne e poi le portano regolarmente anche in discussione di nuovo al team multidisciplinare, e abbiamo anche la possibilità, non è da tanto che sono state proprio create delle unità di degenza che sono ad hoc proprio per gestire anche le varie complicanze tipo di colangiti, problemi di stato biliare, queste cose qua, e questo chiaramente ci aiuta tanto perché poi bisogna anche gestire questi pazienti da questo punto di vista, quindi noi abbiamo un chiarista che si occupa di questo. Ecco, a margine, prima di passare alla prossima relazione, volevo dire due parole. È sì vero quanto ha detto Lisa, e c'è un aspetto però problematico che è quello proprio nella parte della diagnostica. Non tutti i centri sono dotati di un centro di ecoendoscopia, quindi molto spesso alcuni aspetti anche nella parte proprio del prelievo della biopsia possono risultare non diagnostici o fuorvianti per certi versi, facendo perdere del tempo prezioso al paziente. Quindi a questo per avvalorare l'importanza di centri di riferimento con esperienze multidisciplinari. E una domanda velocissima a te, mi hanno impressionato quei dati che hai presentato, cioè di 3 casi che erano stati dati come borderline resectable al multidisciplinare sono diventati 15, cioè casi metastatici. Quali sono stati gli elementi poi che hanno cambiato magari a grandi linee? La radiologia, il marcatore? La radiologia, perché magari non erano state valutate, ma questo spesso magari ci capita anche con altre patologie come il tumore del colon, però magari spesso aree dubbie a livello epatico, magari cisti epatiche che non erano cisti, angiomi che non erano angiomi, o magari poi andare a valutare linfonodi, in realtà erano linfadenopatie chiaramente patologici, quindi poi chiaramente la clinica, il 19-9 elevato, tutte queste cose messe insieme chiaramente hanno cambiato completamente, insomma. Bene, grazie. Speriamo che i dati dello studio Garibaldi arrivino presto per rispondere anche a loro. Allora, il prossimo relatore, la prossima relatrice è Paola Cappello da Torino con immunoterapia e cold gaze. Okay. Intanto vorrei ringraziare ovviamente gli organizzatori, Gio Micheli, per aver invitato anche me questo incontro così interessante. Io, come detto nella presentazione, lavoro a Torino nel laboratorio di immunologia dei tumori del Dipartimento di Biotecnologie, e ormai sono 20 anni che studiamo il tumore del pancreas e ci occupiamo prevalentemente di immunoterapia. L'immunoterapia che, come voi sapete, sta vivendo da anni ormai un periodo di grande successo, e nel 2013 la rivista Science l'ha definita proprio come il passo avanti della medicina nella cura anche nel trattamento dei tumori, e a 10 anni quasi di distanza gli ridedica un altro volume intero. Bene, spero di illuminarvi, come mi è stato chiesto, sull'immunoterapia. Ovviamente faccio molto più ricerca di base in clinica, e ho pensato di farvi un po' una carrellata di quelle che sono appunto le strategie che attualmente vengono applicate anche in clinica. L'immunoterapia dei tumori consta di tantissimi approcci che possiamo in realtà suddividere
classificare in due grandi categorie, l'immunoterapia passiva e l'immunoterapia attiva. E l'immunoterapia passiva di fatto si riferisce a fornire al paziente già il braccio effettore del sistema immunitario, quindi quegli anticorpi monoclonali contro determinati specifici bersagli presenti sulle cellule tumorali, oppure il trasferimento adottivo di cellule T isolate dai tumori o dal sangue periferico dei pazienti e poi variamente espansi o educati in vitro per andare a riconoscere appunto le cellule tumorali ed eliminarle, fino ai più innovativi CAR T-cell, cioè le cellule ingegnerizzate per esprimere quei recettori specifici che di fatto hanno il vantaggio di essere costituiti da un anticorpo, quindi hanno la necessità solo di avere il loro bersaglio espresso dalla cellula tumorale, ma non necessitano della presentazione dell'antigene, non necessitano quindi dell'HLA che spesso nei tumori viene da modulata. Gli approcci invece dell'immunoterapia attiva possono ancora essere a loro volta suddivisi in approcci non specifici o approcci specifici, e quelli non specifici sono rappresentati praticamente dagli anticorpi immunostimolanti, quindi gli anticorpi, tanto per intenderci, per esempio contro l'immunocheckpoint o le citochine o inibitori di segnalazioni soppressorie nelle cellule del sistema immunitario, o viceversa degli agonisti invece per recettori che possono stimolare le cellule del sistema immunitario. Ancora virus oncolitici o gli stessi trattamenti chemioterapici o approcci radioterapici che inducono la cosiddetta morte cellulare immunologica. Tra gli approcci invece specifici, ovviamente, annoveriamo i vaccini. Oggi vi presenterò alcune di queste strategie. Ma ovviamente la domanda principale è: perché fino ad ora tutti questi approcci nel tumore del pancreas non sono stati così efficaci come in altri tumori solidi o nei tumori ematologici? E forse la risposta è un po' semplicistica, ma in effetti all'inizio si è pensato probabilmente che funzionando in un determinato tumore dovesse funzionare un po' dappertutto. Quindi sono stati fatti dei primi studi, ovviamente, in cui gli inibitori appunto dell'immunocheckpoint, anti-CTLA-4, PD-L1, sono stati usati come singolo trattamento in pazienti con tumore localmente avanzato metastatico, dando praticamente risultati nulli, per non dire peggio. E quindi, però sono stati molto importanti questi studi, perché hanno messo in evidenza come, cosa che si sapeva ovviamente, che esiste una elevata eterogeneità, ma come esistano tumori che hanno un microambiente caratterizzato, che possiamo così dire immunologicamente responsivo o attivo, per cui sono costituiti, oltre che da cellule tumorali, da cellule dendritiche che captano gli antigeni dalle cellule tumorali, li presentano ai linfociti T effettori che poi vanno a riconoscere e uccidere le cellule tumorali, e questo è il caso di melanomi, di alcuni SARS del polmone, del breast, e tumori, tra cui purtroppo quello del pancreas, in cui invece questo microambiente tumorale è estremamente soppressore, non responsivo, costituito essenzialmente per i fattori secreti dalle cellule tumorali stesse, da cellule del sistema immunitario, anziché attivanti, soppressori, quindi dendritiche soppressori, macrofagi soppressori, neutrofili, che a loro volta, se ci annendo altri fattori, concorrono ad espandere i linfociti T regolatori anziché quelli effettori antitumorali. Ebbene, allora come migliorare questo ambiente? Quindi come far shiftare un ambiente soppressorio in un ambiente invece immunologicamente attivo? Ebbene, questo vuole rappresentare un po' il ciclo evolutivo, immunologicamente parlando, del tumore. Abbiamo appunto diverse fasi che coincidono con
morte cellulare delle cellule che rilasciano gli antigeni che vengono captati e presentati ai linfociti T, quali dovrebbero dagli organi linfoidi raggiungere nuovamente il tumore e poi riconoscere le cellule tumorali, questi stessi antigeni presentati e eliminarle. Ci sono diversi approcci che sono stati sperimentati in preclinica prima, ma ormai in clinica, per migliorare una o più di queste fasi nel ciclo evolutivo. Per esempio, la radio e la chemioterapia facilitano sicuramente, inducendo quella morte immunogenica di cui abbiamo accennato prima, il rilascio di più antigeni e il rilascio anche di fattori che possa attivare le cellule dendritiche nella presentazione. Gli immune checkpoint, per esempio, dovrebbero invece attivare o migliorare la fase appunto di presentazione di questi antigeni e linfociti T e la loro educazione a riconoscere questi antigeni sui tumori, mentre ovviamente il trasferimento di cellule CAR-T o comunque cellule T già confezionate in vitro in laboratorio potrebbero e dovrebbero amplificare questa fase finale di riconoscimento e uccisione del tumore. Però abbiamo tanti altri anticorpi monoclonali e agenti inibitori che vanno ad agire su ciascuno di questi attori del microambiente tumorale, migliorando appunto una o più di queste fasi contemporaneamente, su cui puoi inserire per esempio gli approcci vaccinali che dovrebbero appunto fornire questi antigeni in maniera più efficiente. Ebbene, noi qualche anno fa, un paio di anni fa ormai, abbiamo per esempio dimostrato come la chemioterapia aumenti il numero di antigeni proprio che il sistema immunitario dei pazienti riconoscono. In che modo? Spero non sia troppo complesso, ma questi sono tre blot rappresentativi in cui praticamente il proteoma di cellule tumorali è stato separato. E poi abbiamo utilizzato i sieri dei pazienti prima della chemioterapia o dopo un ciclo, due cicli di chemioterapia, per andare a vedere se ci fossero anticorpi che riconoscessero qualche proteina del tumore. Ebbene, potete vederlo da soli che aumentano con la chemioterapia e soprattutto con il secondo ciclo, ma anche questo grafico ve lo mostra, il numero di spot riconosciuti, che significa che aumentano proprio le proteine, come vi fa vedere questo elenco, che raddoppiano le proteine riconosciute dai sieri dei pazienti al secondo ciclo rispetto al primo ciclo di terapia. E utilizzando alcuni di questi antigeni per attivare le cellule linfocitarie di questi pazienti, collezionate prima e dopo la chemioterapia, abbiamo anche visto come la risposta a più antigeni correlasse con una migliore sopravvivenza. Meccanicisticamente questa risposta è più efficiente, fanno citochine antitumorali invece di citochine regolatorie. Sappiamo che la chemioterapia non è risolutiva, ma questi dati comunque offrono una finestra, un'apertura terapeutica in cui andare ad agire con l'immunoterapia, inserire l'immunoterapia. Altre strategie che vi accennavo prima vanno a colpire invece la componente mieloide. Diversi studi hanno dimostrato come la componente mieloide soppressoria sia quella che poi va a inficiare un po' tutta la risposta ai trattamenti. Questo studio dimostrava, per esempio, come i pazienti con un più basso numero di monociti avessero una prognosi migliore di quelli con un alto numero. E ci sono diverse strategie che tentano di eliminare fisicamente, per esempio, anticorpi o inibitori contro questi recettori delle chemochine, le cellule mieloidi soppressori. Altre strategie che invece, come l'anti-CD40, che è in diversi trial clinici adesso, tenta di attivare in maniera diversa queste mieloidi soppressori, rendendole invece più efficienti nella presentazione degli antigeni linfociti T. Tutto questo per aumentare ovviamente la risposta T e la potenziale risposta, per esempio, di
immunocheckpoint di immunoterapia. Noi di nuovo abbiamo dimostrato che l'inibizione di questa chinasi, di tre chinasi gamma, che è molto espressa appunto nei macrofagi soppressori, fosse sufficiente per rallentare la crescita del tumore. Vedete qui abbiamo inoculato le cellule tumorali sia in doppio wild type che in tre chinasi gamma knockout e questi tumori crescono molto meno e significativamente più bassa è anche l'incidenza delle metastasi. Tutto questo correlava con un aumentato reclutamento nel sito tumorale di linfociti CD8. Abbiamo anche generato dei tumori che sviluppano spontaneamente il tumore del pancreas grazie alle mutazioni pancreas specifiche di KRAS e KRAS53 e creato dei modelli in cui questa chinasi di nuovo fosse eliminata, dei knockout. E come vedete la sola eliminazione della chinasi aumentava già la sopravvivenza in entrambi i modelli, andando proprio ad agire sul diverso stato di attivazione dei macrofagi, che poi impattava anche sulla risposta desmoplastica, come potete vedere qui, che era molto ridotta in, quando si inibiva questa chinasi. La componente fibrotica e desmoplastica è un'altra componente, un altro bersaglio interessante per numerose altre strategie che sono state applicate sia nei modelli preclinici che nei trial clinici. La matrice, qualche strategia cerca di eliminare fisicamente questa matrice che nel tumore del pancreas sappiamo essere la causa di ipovascolarizzazione, la causa del basso afflusso di chemioterapici e farmaci in generale, ma anche di linfociti nel tumore. Ebbene, queste strategie come la ialuronidasi o altri inibitori dei fibroblasti in realtà non hanno portato ancora dei grossi risultati. Un primissimo studio clinico ha messo in evidenza in realtà un minimo beneficio della ialuronidasi accoppiata al NAB e alla gemcitabina. Però è stato uno studio importante perché ha dimostrato come nei pazienti che overesprimessero, avessero un'abbondanza di acido ialuronico, in realtà questo beneficio era ben più grande. Un secondo studio purtroppo ha, in accoppiata col folfirinox, esattamente dato i risultati opposti, cioè la combinata ha drammaticamente diminuito la sopravvivenza dei pazienti trattati con solo folfirinox. Anche qui probabilmente siamo in attesa adesso dei risultati di un terzo trial clinico, ma la conclusione è che la matrice sicuramente può essere un buon bersaglio, ma non è la chiave di volta o di svolta, come potremmo dire. Noi abbiamo per esempio visto come inibendo un'altra citochina, l'interleuchina 17, fossimo in grado di agire anche qui sulla componente stromale, in particolare sui fibroblasti, e di conseguenza rimodellare veramente l'ambiente tumorale. In che senso? Di nuovo abbiamo creato dei topi che sviluppano spontaneamente il tumore del pancreas, knockout mancanti per questa proteina, e si vede che sopravvivevano di più. Ma poi istologicamente quando siamo andati a guardare il tumore ci siamo un attimo spaventati perché, come vedete voi, da tutto questo rosso, in realtà presentavano una reazione desmoplastica, una deposizione di collagene estremamente abbondante. All'epoca avevamo pensato che fosse un po' una contraddizione perché si pensava appunto che troppa matrice correlasse con una prognosi negativa. Ora si sa che non è più così e che bisogna valutarla meglio. In effetti, quando siamo andati a studiare meglio queste fibre, abbiamo visto che sono più piccole, più soffici, meno lineari, quindi favoriscono meno l'invasione delle cellule tumorali. E poi abbiamo visto che sono diversi proprio i fibroblasti estrapolati, isolati da questi tumori, cresciuti nei topi knockout rispetto ai wild type. Perché sono diversi? Perché fanno meno citochine, chemochine, fattori che concorrono a reclutare quelle famose cellule soppressorie, mieloidi, e fanno invece più fattori citochine
che vanno ad attivare linfociti T effettori antitumorali e citotossici. Per cui, agendo su questa componente stromale, siamo di fatto riusciti probabilmente ad avvicinarci di più ad un microambiente immunologicamente attivo su cui puoi agire con altre combinazioni. E infine la strategia che vi vorrei ancora presentare è quella ovviamente vaccinale, quella che dovrebbe perlomeno attivare la risposta T endogena del paziente fornendo, come dicevo prima, gli antigeni preconfezionati in modo che le cellule dendritiche li possano presentare e attivare questi linfociti. Nel tumore del pancreas sono stati provati diversi approcci vaccinali, forse il più noto è il G-Vax, che è costituito da queste cellule pancreatiche che esprimono, ingegnerizzate per rilasciare il GM-CSF, che serve proprio a reclutare queste cellule dendritiche, ma c'è anche l'Argentantucel, che invece sono cellule allogeniche che inducono una sorta di reazione di rigetto nel paziente, mediata da anticorpi, da complemento, o batteri attenuati, vivi attenuati, che esprimono mesotelina, che è un altro antigene molto espresso nel pancreas, o un approccio invece basato su peptidi della telomerasi, del KRAS, fino ad arrivare ai più moderni vaccini ATMA e RNA, che la cui tecnologia ormai con il Covid conosciamo molto bene. Tutti questi sono già stati assaggiati anche in trial clinici. Non hanno risolto il problema, ovviamente lo sappiamo molto bene, ma hanno indotto una buona risposta immunitaria, e questo è già un passo molto importante. Ovviamente la concezione, come dirò tra un attimo, anche puntualizzerò meglio, è quella di combinare, trovare la giusta finestra per poter combinare queste terapie. A Torino noi abbiamo sviluppato questo vaccino DNA che esprime l'alfenolasi, una proteina che appunto abbiamo identificato variamente iperespressa nel tumore del pancreas, e abbiamo utilizzato questo vaccino per vaccinare quei topi che sviluppano spontaneamente il tumore del pancreas. Al vaccino segue una breve elettroporazione per fomentare un po' la risposta infiammatoria, e abbiamo visto che il vaccino di per sé ha prolungato la sopravvivenza di questi animali in maniera significativa, rallentando il tumore, ma soprattutto è stato anche efficiente nel diminuire il numero di lesioni e soprattutto la loro dimensione quando somministrato in presenza di adenocarcinomi in situ già ben stabilizzati. E tutto questo attivando una risposta immunitaria integrata, cioè sia inducendo anticorpi che aiutano l'eliminazione delle cellule tumorali, aiutano anche a mantenere distanti le cellule soppressorie, che attivando linfociti T. In pratica il messaggio che vorrei lasciarvi dopo la mia chiacchierata è che l'immunoterapia può rappresentare una speranza anche nel tumore del pancreas. Il tumore del pancreas sembra un tumore immunologicamente freddo, ma se lo è una condizione comunque reversibile su cui possiamo lavorare. Probabilmente dobbiamo selezionare meglio i pazienti, questo sarebbe d'aiuto per tutto, anche per l'immunoterapia. Significa disegnare anche dei trial clinici in cui si raccolgono, come si diceva prima, molti dati che siano che tengano conto anche degli aspetti più immunologici, quindi dati genomici sulla qualità, quantità di antigeni o l'infiltrato immunitario, ovviamente se si può avere biopsia o anche solo correlato periferico. L'analisi della matrice, ovviamente, implementando un po' gli esami diagnostici, come si diceva prima, e sicuramente la strategia vincente sarebbe quella di bersagliare tutti questi attori del microambiente, non contemporaneamente probabilmente, ma nella giusta sequenza, proprio per avere anche nel pancreas
un tumore che sia immunologicamente responsivo. E questo è quello che nei trial clinici che ormai sono in reclutamento stanno un po' tentando di fare, ovvero abbinare inibitori delle chemochine, delle citochine, oppure molecole costumolatrici, come dicevamo prima, il CD40, o inibire le mieloidi, in associazione, come vedete qui, a chemioterapia, immunocheckpoint, a vaccini. Questo per superare un po' il modello di trattamento che si è utilizzato fino adesso, cioè che il chemioterapico utilizzato in prima linea si continua, se supportato fino praticamente alla progressione, per poi eventualmente cambiarlo, con un modello di trattamento invece a multistep, in cui il chemioterapico viene alternato a trattamenti che magari vadano a colpire appunto la componente mieloide, la componente stromale, poi si inserisce un vaccino, e tutto questo nella appunto speranza di arrivare alla remissione. E con questo io ho concluso e ringrazio per l'attenzione. Mi scuso se sono andata lunga. Molto, molto bene. Molto ci sono bene. Domande dall'audience. Intanto grazie per la bellissima relazione, anche per aver fatto poi una messa a punto anche di quello che è il lavoro preclinico che viene fatto prima di arrivare a pensare ad un farmaco molecolare. Se non ci sono domande, la dottoressa, poi dopo le faccio io. Io volevo chiedere, nella mia totale ignoranza, nei modelli KPC, quanto il microambiente tumorale ricapitola, diciamo, quello che si verifica nell'uomo, perché sappiamo che sono un modello fondamentale per lo studio dell'immunoterapia, vista insomma la presenza di un sistema immunitario attivo, però mi chiedevo, visto il ruolo del microambiente, quale fosse la vicinanza con l'uomo. Giusto, un'ottima domanda. In realtà al momento è il modello più sofisticato e che ricapitola in maniera come dire, un po' più precisa quello che succede nell'uomo. C'è una forte componente stromale, c'è una bella reazione dell'osmoplastica e la maggior parte delle cellule all'interno del tumore sono proprio cellule soppressori, esattamente come i macrofagi, come le mieloidi soppressori che si riscontrano poi nelle biopsie e nei tumori umani. Sì. Prima di fare altre domande dall'audience, ne voglio fare una io. Ho visto nel lungo elenco che hai presentato dei trial clinici che sono ancora in fase di randomizzazione. Un annetto fa Nature Medicine ha pubblicato alcuni dati sul ruolo degli inibitori del CXCR4, partendo dalle conoscenze sulle staminali del cancro associate al pembrolizumab, con dati abbastanza interessanti. Volevo sapere cosa ne pensi tu. E a margine di questa domanda, se pensi che dopo una chemioterapia che quindi attiva, cioè la produzione di più antigeni, possa essere utile tentare l'inserimento in una seconda fase dell'immuno, che è quello che mi sembra che il messaggio che tu, sì, ci vuoi dare. Esattamente, sì. Per rispondere alla prima, in effetti i dati di questo studio sono incoraggianti. L'inibitore da solo nel modello preclinico era fantastico, traslando nell'uomo sappiamo che è sempre un po' meno entusiasmante, però l'accoppiata migliora. Questo è quello che in effetti ormai siamo un po' convinti tutti del fatto che occorrano più combinazioni e occorra ovviamente, come si diceva prima, sicuramente associarle alla chemioterapia. Probabilmente bisogna scegliere anche il chemioterapico giusto, perché diversi studi hanno visto che con un chemioterapico si ha un effetto, con un altro è completamente diverso. Per cui siamo ancora forse in una fase un po' precoce, ma sarebbe proprio importante, come si diceva anche prima, raccogliere più dati possibili per avere queste evidenze e quindi poter fare le giuste combinazioni. C'è qualche altre domande? Prego. Ce n'è una dalla... Allora, sono stati osservati cambiamenti o shifting del TME, del pre-treatment setting, al post-treatment setting.
per quanto concernente gli short non coding RNA. Gli short non coding RNA sono una materia ancora per me sconosciuta. Mi spiace. È una domanda dall'audience. E ho tutto, si apre un altro mondo, per cui... Tra l'altro non è neanche pertinente l'argomento, quindi non è proprio centrata sull'argomento in questione. Ci sono altre domande? Passiamo al prossimo. Bene. La prossima relatrice è Giulia Orsi, che viene da San Raffaele. E, ciao Giulia. Lung metastasis, un tumore diverso. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio AISPE, gli organizzatori, per l'invito e per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi a parlarvi di questo argomento un po' di nicchia, se vogliamo, però a mio avviso molto stimolante e sempre più frequente nella nostra pratica clinica, appunto le metastasi polmonari da adenocarcinoma pancreatico. Entriamo subito nel vivo. Come sappiamo, le metastasi polmonari nel tumore del pancreas hanno un ruolo molto rilevante, non solo perché ovviamente nella maggioranza dei casi i pazienti si presentano con malattia in stadio metastatico, ma anche perché nei casi in cui ci troviamo di fronte a una malattia localmente avanzata o resecabile, la progressione o la recidiva a distanza sono un evento molto frequente, anche piuttosto precoce, anche con i migliori schemi di chemioterapia, sia di induzione, diciamo, che adiuvante, piuttosto che neoadiuvante, che abbiamo a disposizione nella nostra pratica clinica. Ma quindi di fatto ci troviamo di fronte a una malattia in stadio quarto in molti casi, quando trattiamo i nostri pazienti, e quindi con metastasi che possono essere a livello epatico, a livello polmonare, piuttosto che peritoneale, e il quesito che viene spontaneo è: ci stiamo occupando della stessa malattia? Cioè, parlare di malattia in stadio quarto significa parlare dello stesso tipo di malattia, e nello specifico le metastasi polmonari sono uguali alle altre stadi di metastasi? Per quanto, partendo diciamo dalle metastasi polmonari metacrone, in particolare riferite alla recidiva dopo la chirurgia, abbiamo una serie di lavori retrospettivi, ma comunque su casistiche piuttosto ampie, che ci dicono che le metastasi polmonari isolate dopo chirurgia, quindi come sede di recidiva, non sono effettivamente tra le sedi più frequenti, decisamente meno frequenti rispetto alla recidiva epatica, rispetto alla recidiva locale, e quindi questo già è una prima caratteristica diversa. Per quanto riguarda poi la velocità di presentazione della recidiva dopo chirurgia, questi studi ci dicono anche che la recidiva polmonare isolata è più tardiva, è una recidiva più lenta, che si presenta più avanti nel tempo rispetto alla recidiva, ad esempio, epatica. Vediamo un andamento diametralmente opposto dal punto di vista temporale. Nei primi 6 mesi dalla chirurgia, quasi la metà delle recidive è legata a una recidiva epatica isolata, rispetto a circa un 8% della recidiva polmonare. Se ci spostiamo dopo i 48 mesi, la proporzione cambia e si inverte sostanzialmente, perché quasi oltre un quarto delle recidive sono legate a una recidiva polmonare isolata. E questo ce lo dice anche questa meta-analisi di Guerra, che ha preso in considerazione tutti gli studi, insomma, più importanti sull'argomento, e che ci dimostra che la disease free survival dalla chirurgia è sempre costantemente più lunga nel caso della recidiva polmonare. Per quanto riguarda poi i fattori che possono essere più frequentemente associati alla recidiva polmonare isolata o alla recidiva polmonare primaria, queste casistiche retrospettive, seppure insomma su numeri non enormi, ci danno alcune informazioni, nello specifico che si tratta spesso di tumori primitivi con un grado istologico più basso
magari una minore invasione vascolare, in altri casi invece maggiore. Spesso c'è un'infiltrazione, una diciamo, localizzazione sui linfonodi loco-regionali e anche un più basso valore di captazione alla PET FDG, a testimoniare forse una malattia meno aggressiva, più indolente, con caratteristiche meno appunto di minore aggressività. E più recentemente questa meta-analisi ci fa vedere come la terapia neoadiuvante, che si sta affacciando sempre di più nella nostra pratica clinica, non sembri avere, pur con tutti i limiti ovviamente di una meta-analisi, un impatto significativo sulla recidiva polmonare isolata rispetto alla chirurgia upfront. Ma ovviamente quello che viene da chiedersi è qual è l'impatto poi sull'outcome di sopravvivenza, cioè questi pazienti che recidivano a livello polmonare in modo isolato hanno una prognosi migliore o peggiore oppure uguale rispetto alle altre sedi. E diversi studi, anche qui retrospettivi su casistiche non enormi, però ci suggeriscono che effettivamente le metastasi polmonari sono associate a una prognosi migliore, sia in termini di sopravvivenza globale che in termini di, in generale, survival after recurrence. E questo sia, diciamo, rispetto alle altre sedi di malattia in generale, sia rispetto alla recidiva addominale o addominale sincrona alla metastasi polmonare, con delle sopravvivenze, insomma, che per la malattia metastatica sono piuttosto rilevanti. E ancora, migliore la prognosi rispetto alla recidiva epatica isolata, in termini appunto di survival after recurrence. E di nuovo la meta-analisi di guerra ci fa vedere come fondamentalmente la recidiva polmonare sia sempre associata a una prognosi migliore rispetto agli altri sedi. E per quanto riguarda le metastasi polmonari sincrone, quindi il paziente diagnosticato alla diagnosi in stadio 4 con metastasi polmonari, qual è la frequenza delle metastasi polmonari? Siamo intorno a un 15-20% in queste casistiche piuttosto ampie, e quindi anche qui non è sicuramente il sito di metastatizzazione più frequente rispetto ad esempio al fegato o al peritoneo. Un dato interessante è che sembra aumentare l'impatto del pancreas tra i nuovi tumori diagnosticati con metastasi polmonari sincrone. Questo forse perché sta aumentando in generale l'incidenza, oppure perché siamo più bravi a diagnosticare le metastasi polmonari anche in questo setting dove, diciamo, la stadiazione sul torace è sempre stata considerata un filino meno rilevante. E anche qui il quesito però qual è? L'outcome di sopravvivenza può essere, diciamo, uguale, diverso? Queste casistiche un pochino, insomma, limitate in termini numerici ci dicono che la sopravvivenza dalla diagnosi di metastasi polmonare, quindi di fatto dalla diagnosi, perché stiamo parlando di metastasi polmonari sincrone, è comunque decisamente importante, 19-22 mesi, quindi anche qui sopravvivenze rilevanti nel setting della malattia metastatica. E dal confronto con le altre sedi di metastasi emerge ancora una volta un vantaggio legato alle metastasi polmonari, confermato anche in questo ulteriore studio. Siamo di fronte a un raddoppiamento della sopravvivenza, ad esempio, rispetto alle metastasi epatiche e alle metastasi peritoneali isolate. E nel momento in cui ci troviamo di fronte al paziente con malattia in stadio 4 e metastasi polmonari isolate, quali sono i fattori che ci guidano verso una migliore prognosi? Questi due lavori del gruppo di Kruger, uno diciamo del 2016, quindi un po' più vecchio, su 40 pazienti, uno molto recente su 115 pazienti, mettono in evidenza come il numero delle metastasi polmonari nel primo lavoro era stato considerato come cutoff 10, in questo caso invece 3, sembra essere associato a una prognosi statisticamente superiore, migliore, insomma, rispetto a un numero più elevato di lesioni. Così come la localizzazione delle metastasi polmonari, che se sono unilaterali sono associate a una migliore sopravvivenza, dato confermato anche di recente. E in più, nell'ultima analisi, è stata aggiunta come fattore prognosticamente favorevole la resezione della metastasi polmonare. Quindi questi tre fattori sembrano essere associati a una migliore sopravvivenza del paziente con metastasi polmonare isolate. E qui entriamo quindi nel vivo, insomma, della questione, che è quello del trattamento. Visto che sembra avere, diciamo, caratteristiche diverse,
possiamo considerare un trattamento diverso e nello specifico partiamo dalla chirurgia. Quale può essere il ruolo della chirurgia, che è sempre stata un po' malvista, diciamo, nella malattia in stadio quarto, nell'ambito insomma dell'adenocarcinoma del pancreas? Abbiamo una serie di dati retrospettivi su numeri di pazienti, ovviamente abbastanza limitati, però dove effettivamente questi pazienti erano stati resecati a livello della metastasi polmonare. E che cosa emerge in termini di outcome? Emerge che la resezione della metastasi polmonare sembra essere effettivamente associata a una sopravvivenza maggiore. In questi 6 pazienti resecati avevamo una sopravvivenza di 37 mesi rispetto ai 18 pazienti non resecati. E ancora anche qui la sopravvivenza globale risultava maggiore nei pazienti resecati, questo dato non è stato confermato invece per la survival after recurrence ed è in effetti uno dei 3 fattori che Kruger ci aveva nominato come prognosticamente favorevoli. Quindi da queste serie retrospettive sembra emergere effettivamente un beneficio per pazienti abbastanza selezionati, quindi pazienti sicuramente erano pazienti con un performance status migliore, con metastasi singole o comunque in numero limitato, localizzazione unilaterale e metacrone rispetto al primitivo, quindi recidiva rispetto alla chirurgia. E questa invece è un'analisi un po' più ampia del database SER, dove effettivamente sono stati analizzati 700 pazienti e la chirurgia e la resezione della metastasi non sembrava essere associata a un vantaggio, ma andando a vedere bene nello studio non era fornita nessun tipo di informazione sulle caratteristiche di questi pazienti e della malattia. Quindi di nuovo, forse se selezioniamo i pazienti, il vantaggio della chirurgia sembra esserci. E per quanto riguarda la chemioterapia, qui i dati forse sono ancora un pochino più embrionali e inferiori. Di nuovo in questo studio è stato confermato il vantaggio della chirurgia rispetto anche effettivamente alla chemioterapia, con tutti i limiti del caso e all'assenza di trattamento, mentre dal confronto tra la chemioterapia e la best supportive care di fatto non sembra emergere un vantaggio statisticamente significativo in termini di survival after recurrence, anche se in effetti la sopravvivenza era più lunga dal punto di vista strettamente numerico. E questo dato in realtà è stato un po' smentito da un successivo lavoro che ci fa vedere invece come i pazienti trattati con chemioterapia avevano un vantaggio statisticamente significativo rispetto alla best supportive care. E un altro quesito a mio avviso rilevante è che tipo di chemioterapia. Possiamo pensare a un approccio deintensificato, vista l'andamento più indolente e più favorevole della malattia? Qui i dati sono veramente pochi. In questa analisi sempre di Kruger su 32 pazienti trattati con chemioterapia è stato fatto il confronto tra pazienti che ricevevano una monochemio rispetto a una chemioterapia di combinazione e non emergeva una differenza statisticamente significativa, a suggerire che forse un approccio meno impattante potrebbe comunque essere ragionevole, forse anche qui in pazienti selezionati. Quindi ci troviamo di fronte a casistiche retrospettive con un numero limitato di pazienti, certamente non si parla di trial randomizzati e anche di un paragone su larga scala per questi pazienti, ma che cosa possiamo concludere da questa analisi? Che forse la chirurgia in pazienti selezionati per i fattori prognostici suscitati e dove sia possibile anche forse un approccio dal punto di vista chirurgico, tecnico, non mini invasivo, può avere un ruolo, anzi mi sentirei di dire che ha un ruolo. Per quanto riguarda la chemioterapia, i quesiti aperti sono ancora di più, però sembra esserci l'idea che un approccio anche single agent possa avere un ruolo anche qui, forse nei pazienti a prognosi più favorevole, mentre per quanto riguarda la radioterapia i dati sono veramente aneddotici. Un altro quesito però è quello della diagnosi, un altro problema, più che un quesito, riguardo ovviamente alla diagnosi differenziale tra noduli di natura indeterminata, che poi magari si rivelano essere anche noduli non neoplastici, e ovviamente la diagnosi differenziale con i tumori primitivi del polmone. Ok. Ok, provo ad andare avanti così, non so se mi sentite. Benissimo. In questa casistica il 75% dei pazienti che avevano poi avuto una diagnosi di metastasi polmonari isolate avevano avuto un riscontro di noduli polmonari, noduli, no,
polmonari di natura indeterminata, e questo aveva comportato di fatto un ritardo nella diagnosi che sembrava impattare negativamente sulla sopravvivenza. E ancora una percentuale significativa di pazienti sembra avere peraltro evidenza di questi noduli ancora prima della chirurgia, nonostante poi effettivamente la diagnosi patologica di metastasi polmonare venisse fatta in una percentuale minoritaria di casi e peraltro apparentemente senza un impatto sulla sopravvivenza, con tutti i limiti insomma degli studi che vi sto presentando. Quindi rimane comunque l'idea che quando possibile, non sempre, però quando possibile, l'assessment istologico è fondamentale, questo sia per distinguere diciamo da noduli non neoplastici che possono arrivare anche al 13% dei casi e ovviamente della diagnosi differenziale con la primitività polmonare, dove ovviamente la immunistochimica ci viene in aiuto per la diagnosi differenziale. A questo punto siamo arrivati a concludere forse che si tratta effettivamente di una malattia diversa, ma a chi dobbiamo dare la colpa? Dobbiamo dare la colpa al tumore, al sistema immunitario del paziente, a fattori anatomici, al microambiente tumorale? I dati non sono tanti e le risposte non sono semplici. Quello che è stato valutato per riguardo al tumore è ovviamente il profilo molecolare. In questo studio piuttosto ampio sono stati analizzati i diversi siti di metastatizzazione per diversi geni e diciamo che forse l'unico dato un po' concreto è che sembra esserci una maggiore frequenza delle mutazioni di KRAS nelle metastasi polmonari rispetto agli altri siti e sono stati poi evidenziati una serie di geni collegati, alterazioni molecolari collegati fondamentalmente ai diversi siti di metastatizzazione, ad esempio la più frequente è RCC1 e TOP1 all'interno delle metastasi polmonari. Poi quanto questo si concretizzi nella nostra pratica clinica ancora non è possibile dirlo. Un ulteriore dato interessante, seppure su casistiche piuttosto limitate, qui si trattava di 7 pazienti, questa immagine presa invece da un lavoro su 9 pazienti, riguarda SMAD4, che fa parte delle 4 alterazioni molecolari più frequentemente riscontrate nel tumore del pancreas e che sembrava essere meno comune nei pazienti con metastasi polmonari isolate rispetto alle altre sedi di malattia. Per quanto riguarda invece questo lavoro, è un lavoro molto recente, a mio avviso molto interessante, che si ricollega alla relazione precedente, e, è stata valutata in questa casistica 22, sono stati valutati 22 campioni di metastasi polmonari confrontati con 18 campioni di metastasi peritoneali e 6 epatici. E quello che si è visto è che effettivamente vi era un più alto tasso di tumor infiltrati nei linfocyti, che abbiamo visto prima avere un ruolo importante insomma nel controllo da parte del nostro sistema immunitario della malattia, un più alto tasso di PD-L1 e un più alto rapporto stroma-tumore, quindi una più alta presenza di tumore rispetto allo stroma nelle metastasi polmonari, che ovviamente sembra essere comunque un fattore favorevole sulla penetrazione poi dei linfociti infiltranti il tumore. Questo forse a suggerire che le metastasi polmonari sono un sito hot dal punto di vista immunologico e ad aprire anche una serie di possibili scenari terapeutici per il futuro in questo setting di pazienti. E infine volevo presentarvi quello che è uno studio che alcuni di voi stanno conoscendo attraverso AISP, che è lo studio Lumaca, partito sostanzialmente da un'analisi preliminare effettuata nel nostro centro su 42 pazienti con metastasi polmonari isolate e in questo caso selezionati proprio per la disponibilità di materiale istologico. Erano pazienti sottoposti a chirurgia radicale della metastasi in 16 casi e invece a sostanzialmente un'escissione chirurgica non radicale in 26 casi. E quello che abbiamo visto è che effettivamente sembrano esserci 3 fattori pronosticamente favorevoli. In primis la pregressa chirurgia sul tumore primitivo, quindi avere una metastasi metacrona dopo un intervento resettivo sul tumore primitivo sembra essere associato comunque a una survival after recurrence significativamente superiore. Ancora il numero dei noduli polmonari, dato già presentato da Kruger nei precedenti lavori, quindi è un'ulteriore conferma di quanto vi ho detto prima,
e anche l'event free survival 1 inferiore a 2 anni, quindi la sopravvivenza rispetto, diciamo, dalla diagnosi di tumore del pancreas alla comparsa di metastasi polmonare inferiore a 2 anni si associava a una sopravvivenza decisamente superiore. Abbiamo poi analizzato i trattamenti praticati dopo la resezione della metastasi polmonare. 14 pazienti avevano ricevuto una monochemio, 4 una chemioterapia di combinazione, 19 pazienti nessuna terapia. E quello che sostanzialmente è emerso è che innanzitutto non vi era una differenza statisticamente significativa in termini di survival after recurrence tra il gruppo della chemioterapia considerato to cure e il gruppo della chirurgia, ma andando qui a scorporare quei 7 pazienti che avevano ricevuto trabettidina all'interno di uno studio che poi fondamentalmente si è rivelato fallimentare, tant'è che la trabettidina non è un chemioterapico che utilizzavano nel tumore del pancreas, si vedeva come questa differenza si riduceva in maniera ulteriore. Quindi non sembra esserci una differenza e questo potrebbe diciamo dirci che la chemioterapia è inutile. Ma in realtà, andando a vedere la distribuzione dei fattori prognostici, vediamo che nel gruppo della chirurgia questi fattori prognostici erano decisamente statisticamente, in modo statisticamente significativo, più rappresentati rispetto al gruppo della chemioterapia. Quindi pazienti trattati con chemioterapia avevano dei fattori prognostici peggiori e quindi forse in effetti un ruolo della chemioterapia c'è. Di nuovo però, monochemioterapia o polichemioterapia, questo lo dobbiamo forse stabilire sulla base di nuovo dei fattori prognostici. Quindi ovviamente questo è un invito a partecipare a questo studio, a questa survey multicentrica, per cui insomma ci sta aiutando molto AIFP a diffondere, che si propone proprio di raccogliere su una casistica molto più ampia i dati clinico-patologici di trattamenti di pazienti con carcinoma pancreatico e metastasi polmonari isolate come primo seto di disseminazione a distanza, sia essa sincrona o metacrona rispetto al primo tipo. E per concludere, quindi, possiamo arrivare a dire che l'adenocarcinoma del pancreas con metastasi polmonare isolate sembra effettivamente un tumore diverso, con un comportamento diverso, più indolente e una prognosi più favorevole, nonostante comunque gli studi che abbiamo a disposizione siano limitati come casistica e come ovviamente livello di evidenza. La chirurgia della metastasi sembra avere un ruolo in casi molto selezionati in base ai fattori prognostici che vi ho fatto vedere, mentre il ruolo insomma, di un approccio chemioterapico meno intensivo è ancora da definire. E infine, ovviamente, quello che ci interessa molto e che farà parte poi anche dello studio Lumacca è quello di andare a definire i meccanismi molecolari, immunologici che sono alla base del metastasi polmonare, anche per sviluppare nuovi approcci terapeutici che possano includere ad esempio anche l'immunoterapia. E con questo ringrazio AIFP e tutti voi per l'attenzione e ovviamente chi ha permesso questo studio. Se ci sono domande, tu Cristina. Io vuoi parlare prima tu, Giampaolo? Vai. Allora, intanto hai illuminato tutti gli aspetti e le domande che ci facciamo quotidianamente nei nostri ambulatori. Giulia, quindi ti ringrazio. E parlando, mi sono venuti in mente 1000 casi. Sicuramente condivido tutto quello che hai detto e anche i pochi dati della letteratura che i pazienti che hanno metastasi metacrone a distanza dall'intervento hanno un'altra sopravvivenza e noi abbiamo condiviso di fare la chirurgia resettiva su questi noduli. E il dilemma quando ti capitano dei casi che hanno avuto in passato anche un tumore polmonare, e ne abbiamo uno in particolare, dove i noduli sono molto piccoli, quindi difficile caratterizzare con un prelievo bioptico la singola lesione per capire se è una recidiva del pregresso tumore polmonare o se invece sono secondarismi da tumore pancreatico. Su questo caso abbiamo fatto anche studi molecolari, andando a vedere che su entrambi i tumori, quello polmonare e quello pancreatico, paziente ancora vivo peraltro, c'è la mutazione di KRAS 12D, che è una delle tante. Allora, il paziente è ancora vivo, ma queste lesioni ci sono. Possiamo fidarci solo del marcatore che lievemente si sta muovendo del CA19-9?
e quindi ancora una volta la difficoltà, e abbiamo fatto anche l'analisi dell'espressione di PD-L1 per capire se potesse fare un'immunoterapia per coprire, anche lì non abbiamo esiti. Quindi sicuramente lo studio credo sia una cosa importantissima per condividere questi dati e anche valutare quale sia la migliore terapia, se farla e quando farla e se sopra il 3. Un tuo parere riguardo a diciamo a standardizzare anche l'approfondimento della biopsia nuovamente la lesione, per esempio. Beh sì, certo, come ho detto, appunto l'accertamento istologico assume un ruolo rilevante probabilmente in quei casi che poi dove effettivamente anche l'approccio chirurgico può diventare anche curativo, cioè quello è fondamentale, perché se si presenta uno o due o tre lesioni unilaterali e possiamo asportarle con un intervento mini-invasivo in modo radicale, ovviamente questo ci fornisce sia la diagnosi che la terapia in un certo senso, e ovviamente se la diagnosi invece propende per una primitività polmonare si attueranno le dovute terapie del caso, quindi è assolutamente insomma corretto secondo me l'approccio che avete tenuto, perché dare per scontato comunque queste lesioni si è visto che può comunque anche impattare negativamente sulla sopravvivenza, per quanto la prognosi di questi pazienti sia migliore, però il trattamento è comunque indicato in un qualche modo, sia esso chirurgico che chemioterapico, quindi ovviamente poi bisognerà valutare caso per caso in base ai fattori che già dicevo, cioè se invece le lesioni sono bilaterali, allora lì la questione diventa un po' più complessa, perché ci può essere anche una eterogeneità delle diverse lesioni. Però insomma sicuramente quando l'approccio insomma biottico e l'assessment istologico è possibile, a mio avviso andrebbe percorso. Giampaolo. Grazie Giulia, davvero una bella presentazione, molto interessante. Un commento e una domanda. Il primo commento è sui risultati della chirurgia, perché è ovvio che c'è un bias di selezione dei pazienti che vanno a chirurgia, quindi sono sicuramente pazienti più favorevoli da una serie di fattori che tu hai fatto vedere, e quindi è possibile che non sia un ruolo curativo della chirurgia, ma che sia questa migliore sopravvivenza legata appunto ai fattori di selezione. E mi chiedevo, se la domanda invece è come messaggio, cosa si fa quando compare la metastasi polmonare isolata? Anche nel ruolo della chirurgia, si va prima a chirurgia o si va prima alla chemioterapia comunque? E quale tipo di chemioterapia? Grazie. No, allora, tu ti stai riferendo alla recidiva, cioè dopo chirurgia sul primitivo, ok? Sì, anche qui io credo che comunque l'unica guida che abbiamo sono i fattori che vi ho fatto vedere. Quindi di fatto se le localizzazioni sono poche, unilaterali, ovviamente ecco, l'altro problema è quello di capire quando intervenire, perché molto spesso ci troviamo di fronte a quel micronodulino che compare, rimane lì stabile per dei mesi e non sappiamo bene come approcciarlo e anche quando dare un'indicazione chirurgica, perché è pur sempre un'indicazione chirurgica sul polmone, quindi non stiamo parlando insomma di qualcosa di completamente scevro da complicanze. E in questi casi secondo me il primo problema è appunto capire quando arrivare a intervenire. Dopodiché io credo che se appunto siamo il più distante possibile dalla chirurgia sul primitivo, quindi il primo elemento guida, se ci troviamo di fronte a un numero di lesioni ridotto e unilaterale approcciabile con la chirurgia, a mio avviso la chirurgia deve essere il primo approccio, dopodiché si può decidere se tenere il paziente in follow up o avviare subito una chemioterapia. Ovviamente una risposta in questo caso non c'è. Dal nostro punto di vista noi abbiamo un approccio abbastanza soft in questo senso, perché sappiamo che ovviamente le armi terapeutiche non sono infinite, quindi se ce ne giochiamo su un paziente di fatto netto, perché si è asportato la lesione e subito probabilmente non è la strategia migliore, conviene quindi fare un follow up relativamente stretto e poi intervenire con un trattamento chemioterapico che potrebbe essere deintensificato. È ovvio che se invece pur come ho detto insomma ci troviamo di fronte a diversi noduli bilaterali con anche lesioni, adesso in realtà la dimensione della lesione negli studi non sembra emergere come un fattore prognostico negativo,
però comunque avere un burden di malattia maggiore potrebbe guidarci verso un approccio chemioterapico ed eventualmente anche chemioterapico di combinazione. Purtroppo è una valutazione sul singolo caso, perché ovviamente i dati sono pochi, come vi ho detto, però forse questa sarebbe la mia risposta. Molto bene, se non ci c'è sono una domanda da parte del... Ok, dono, certo. La chirurgia polmonare, tutte le volte che è possibile la chiedi, la facciamo, o in realtà è come detto un po' l'astretto a capire la che è problematico anche questo. Quindi quando chiedi la chirurgia del polmone? Sì, infatti è un altro problema, sicuramente quello. Naturalmente ci sono anche dei casi in cui, a mio avviso, radiologicamente si evidenziano proprio delle, cioè come lei sicuramente saprà meglio di me, delle caratteristiche che ci orientano di più verso una primitività polmonare. Quindi, e questo magari può essere utile anche la PET per dire a supporto del dato TAC. E in questi casi la biopsia credo sia mandatoria, soprattutto di fronte a lesioni che non sono resecabili in modo radicale con la chirurgia. Dopodiché sui piccoli noduli ovviamente non è fattibile. Se prevediamo un piccolo nodulo che cresce progressivamente e si può asportare chirurgicamente in modo relativamente agevole, forse per i motivi di qui sopra tenderei a fare proprio anche una resezione direttamente per essere anche curativi. Se invece è un nodulo che ci lascia dei dubbi e ci sono magari dei noduli sincroni ed è comunque approcciabile per via percutanea, mi orienterei su una biopsia percutanea per definire prima le caratteristiche. Ecco. Purtroppo, ripeto, è una valutazione sul singolo paziente, però abbiamo qualche elemento guida dalla letteratura che spero di avervi trasmesso. Bene. Io andrei avanti perché siamo un pochettino fuori dai tempi, anche se la discussione è molto molto interessante. Andiamo alla lettera M. Markers, il CA19-9, questo sconosciuto, quando eseguirlo e come usarlo. Ci dirà tutto Elisa Giommoni da Firenze. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie ai moderatori per la parola. Mi è toccata la lettera M, una lettera con cui non vado molto d'accordo storicamente, anche se poi mi sono riappacificata con i due Micheli, devo dire, nello scorso passato l'adolescenza. E la lettera M è proprio il problema per il quale diciamo, è il primo, diciamo che la prima parola che mi è venuta in mente quando mi hanno detto il titolo della relazione iniziava con la M, perché francamente diciamo non è facile fare un pochino di ordine sul utilizzo corretto del marcatore tumorale che di fatto utilizziamo quotidianamente, ma forse di cui non abbiamo ben in chiaro qual è il valore. Innanzitutto che cos'è il CA19-9? Sapete tutti, è un antigene che è chiamato anche sia l'elite di Lewis antigen, che è appunto il principale marker biochimico che noi utilizziamo nel tumore del pancreas. E nel pancreas normale le proteine glicosilate hanno delle azioni cruciali per la funzione dei dotti pancreatici e durante la progressione tumorale si osserva una glicosilazione aberrante che dà origine proprio a queste proteine glicosilate tra cui il CA19-9. Quando espresso sulla superficie cellulare il CA19-9 ha anche una funzione di promotore dell'adesione cellulare e quindi può essere anche un promotore della metastatizzazione. Il CA19-9 è utilizzato come un biomarker, come un predittore e un promotore del tumore del pancreas. Purtroppo la sensibilità è circa dell'80% e la nostra sfida maggiore risiede soprattutto nel fatto che sappiamo benissimo che ci sono falsi positivi in condizioni non legate al tumore del pancreas maligno e falsi negativi nei pazienti Lewis negativi. Quindi CA19-9 è sì un biomarker del tumore del pancreas, ma non un antigene del tumore specifico. Ci sono delle condizioni in cui sappiamo che questo CA19-9 aumenta. Io cercando, frugando tra la letteratura, devo dire che qualcuno un pochino mi ha sorpreso. Innanzitutto l'1% della popolazione generale a livello costituzionale di CA19-9 ha aumentato, però si registrano aumenti del livello di CA19-9 anche per esempio per l'elevato consumo di tè nero, cosa che io per esempio non avevo idea.
e in alcune condizioni mediche che sono proprio completamente lontane dal tumore del pancreas o dalle problematiche benigne epatobilopancreatiche, la diverticolosi colica, per esempio, l'ipotiroidismo, il diabete mellitus compensato o tutte le malattie polmonari interstiziali. Abbiamo cercato negli anni di dare un senso e di capire come possiamo applicare l'utilizzo del CA19-9 alla nostra pratica clinica. Il ruolo in realtà prognostico al baseline e predittivo di risposta ove ci sia un decremento non è non è chiaramente definito, però di fatto abbiamo una possibilità che è quella di utilizzare un marcatore che per noi è facile da utilizzare. Quindi c'è una grande compliance del paziente, anche se in realtà c'è anche l'altro risvolto della medaglia, il fatto che si crei poi anche forse una sindrome da marcatore in certi pazienti, è economico, è ripetibile e è dinamico, cioè lo possiamo seguire nel tempo. E di fatto la cosa forse secondo me più importante è che lo abbiamo in questo momento. Le sfide sono appunto il fatto che ci sono pazienti con un CA19-9 negativo, puramente un tumore del pancreas metastatico, che ha una modesta specificità, una bassa sensibilità, che ci sono pazienti che hanno un CA19-9 costituzionalmente elevato e abbiamo l'ittero come fattore confondente. Quando utilizzare il CA19-9? Sappiamo che i tassi di sopravvivenza nel tumore del pancreas sono inversamente correlati a livelli di CA19-9. Nei pazienti che lo esprimono, nei pazienti che vengono sottoposti a trattamento sistemico per malattia avanzata, il cambiamento dei valori del CA19-9 correla con la risposta obiettiva e con la sopravvivenza. Nei pazienti che vengono sottoposti a un trattamento perioperatorio, il CA19-9 è informativo sia nel predire la resettabilità sia gli outcome di sopravvivenza e la risposta al trattamento adiuvante. E questo si rilaccia un pochino a quello che ci ha detto Giulia, anche nella predizione della recidiva dopo resezione, il CA19-9 può essere un elemento molto importante. Nel tumore avanzato sappiamo che i tassi di sopravvivenza sono inversamente correlati al valore del CA19-9, nel tumore del pancreas, studi, tutto ciò che vi farò vedere viene da studi molto un po' vecchi e spesso da analisi retrospettive, sembra che quindi i pazienti con un tumore del pancreas e livelli normali di CA19-9 al baseline o comunque durante il primo ciclo di trattamento hanno migliori sopravvivenze rispetto a chi ce l'ha aumentato. I pazienti che vanno meglio, che hanno un impatto in sopravvivenza, sono quelli che hanno una riduzione del CA19-9 di oltre il 90%. Quando andiamo a valutare i pazienti in trattamento per tumore metastatico, dobbiamo fare un pochino di selezione tra i vari studi che abbiamo, parlando prima delle vecchie chemioterapie, quindi la monoterapia, rispetto ai trattamenti più complessi e più attivi che abbiamo a disposizione. Questo è uno studio che è andato a mettere insieme un'analisi pullata di 6 trial prospettici che prendevano in considerazione i trattamenti gencitabina based, 212 pazienti localmente avanzati o metastatici, in cui la mediana del baseline del CA19-9 per basale era 1077. Dopo 2 cicli di terapia, un incremento minore del 5% o maggiore del 5% conferisce appunto una differenza statisticamente significativa tra questi due gruppi in termini di sopravvivenza, cioè pazienti che hanno aumenti oltre il 5% vanno sicuramente peggio. Questa è un'analisi che Michele conosce benissimo, è l'analisi invece dello studio di impact, quindi Gemma Braxani, verso Gemma, paziente avanzato, che è andata a valutare la modificazione dinamica del CA19-9 durante il trattamento in entrambi i bracci di trattamento. Da questo studio, quindi con un trattamento che in uno dei due bracci era più intensivo rispetto alla gemcitabina da sola, questo studio che cosa ci dice? Ci dice che il livello basale di CA19-9 non è un fattore indipendente di sopravvivenza nello studio impact, però un decremento della CA19-9
è osservato in entrambi i bracci di trattamento nelle prime 8 settimane di terapia. Nell'analisi pullata, i pazienti che avevano un decremento del CA19-9, qui si parla dell'80%, verso quelli che non ce l'avevano, quindi avevano un decremento minore del 20%, hanno una sopravvivenza statisticamente maggiore. Se andiamo invece a parlare della setting del paziente resecabile, qui ci sono delle valutazioni che sono andate a vedere se il CA19-9 ha un impatto prognostico o un impatto predittivo di risposta. Bassi livelli di CA19 post-operatorio a 3 mesi dalla resezione e prima dell'inizio del trattamento adiuvante sono fattori indipendenti di miglior prognosi a distanza. La normalizzazione del CA19-9 entro i 6 mesi dall'intervento chirurgico è un altro fattore prognostico indipendente. Il livello normale di CA19-9 inoltre identifica un sottogruppo di pazienti che è a miglior prognosi, in cui viene associata una sopravvivenza a 5 anni di circa il 43%, quindi comunque sicuramente un sottogruppo ottimo prognosi. I pazienti che hanno un CA19-9 che è oltre i 90 unità millilitri, quindi sono circa 2,5 volte il valore normale, non sembrerebbero beneficiare del trattamento adiuvante. Qui, attenzione, lo studio era un trattamento adiuvante con cefalosporina, questo perché verosimilmente i pazienti operati con un livello di CA19-9 aumentato o comunque a livelli di oltre 2,5 il valore limite superiore erano pazienti in realtà metastatici e quindi di fatto hanno sicuramente una prognosi peggiore e rispondono poco a un trattamento poco intensivo. Altra analisi è la debacle dell'ESBAC4, la conoscete benissimo. Nell'ESPAC 4, in cui vi ricordo i pazienti entravano per fare un trattamento adiuvante, ma non era assolutamente richiesto che venissero selezionati né per restaging contact né per i valori di CA19-9, quindi entravano tutti, la concentrazione del CA19-9 postoperatorio è un fattore prognostico indipendente di malattia. Ovviamente i pazienti che hanno la più alta concentrazione di CA19-9 postoperatorio hanno una più bassa sopravvivenza, questo perché ovviamente sono pazienti metastatici. Diciamo che però il setting un pochino più appealing, in cui vogliamo cercare di utilizzare al meglio l'unico marcatore che abbiamo a disposizione, è probabilmente il setting del paziente portare a resezione, quindi paziente resecabile, borderline resectable e localmente avanzato, quindi un paziente non metastatico. Quali sono, negli ultimi anni abbiamo visto che le indicazioni adiuvanti si stanno un pochino allargando, avendo la possibilità anche di trattamenti un pochino più efficaci, e quindi che pazienti che prima erano solo i borderline resectable, che noi candidavamo al trattamento neoadiuvante, diventano significativamente di più, perché mandiamo a neoadiuvante anche dei pazienti che dal punto di vista anatomico e radiologico sarebbero stati etichettati qualche anno fa come resecabili upfront, e pazienti che pur essendo che quindi sono localmente avanzati, in cui possiamo pensare di arrivare a una resezione. Qual è la sfida? È predire la reale resecabilità e quindi quei pazienti che possono beneficiare della neoadiuvante nel sottogruppo dei resecabili, e di definire i pazienti che, essendo localmente avanzati, vengono sottoposti a una neoadiuvante, possono veramente essere portati al tavolo operatorio dopo aver fatto un reassessment della risposta. Quindi forse il CA19-9 potrebbe, può, e sicuramente lo utilizziamo, lo sappiamo, aiutarci a definire meglio i pazienti resecabili e anche a valutare e fare un miglior assessment della risposta dopo trattamento neoadiuvante. Quali sono i fattori che noi prendiamo comunemente in considerazione per dire ma sì, veramente questo paziente è realmente resecabile? Al di là della valutazione dell'imaging, quindi la valutazione chirurgica e radiologica, il TNM, il valore appunto del CA19-9 è uno dei fattori che comunque nelle maggiori linee guida viene portato a supporto, i sintomi, quindi quanto il paziente è sintomatico, ma anche le caratteristiche metaboliche della malattia intesa come SUV alla PET FDG. Ci sono però dei problemi, perché i vari linee guida che sono in giro hanno, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del CA19-9,
9 utilizzi diversi del cutoff. Quindi se andiamo per esempio a vedere le linee guida dell'Expert Consensus International Association of Pathology, questo definisce un tumore borderline resectable, non più resectable, un tumore che ha un CA19-9 elevato, sopra 500, con metastasi linfonodali confermate o dalla biopsia o dalla PET-FDG. Nelle linee guida NCCN caratterizza un tumore etichettato alla valutazione imaging come resecabile ma a alto rischio quando ha un very high CA19-9, very high è abbastanza diciamo poco preciso. Altri studi ci dicono che si vengono proposti altri cutoff, che sono per esempio il 150 unità per ml e l'utilizzo combinato della PET. Quindi vedete che comunque ci sono, diciamo, c'è poca chiarezza in questo ambito. Sicuramente questo viene a dire che il CA19-9 entra all'interno di quella definizione reale di biologic resectability, cioè non possiamo prescindere da valutare anche altri fattori che non siano solo quelli anatomici, per dire che quel paziente è realmente resecabile. Quindi qui il CA19-9 l'ha fatta padrone, sicuramente un marker sopra 500 o metastasi linfonodali fa passare quel paziente dal gruppo dei resecabili al gruppo dei borderline resectable, e quindi sicuramente qui l'indicazione non è riguarda da dove possibile ci sta tutta. Ma dopo che abbiamo fatto una neoadiuvante in un tumore localmente avanzato, può il CA19-9 darci un supporto e aiutare i criteri RECIS per definire veramente quel paziente che, dopo che ha fatto i suoi cicli di trattamento, si merita un'esplorazione chirurgica? Questo è uno studio retrospettivo, 318 pazienti, di cui il 51% erano resecati e il 48% ha ricevuto comunque l'esplorazione chirurgica, sottoposto a un trattamento neoadiuvante, questa volta con Fulvi Linux. Hanno preso in considerazione un cutoff questa volta di 91, le famose 2,5 volte rispetto al valore superiore dell'intervallo normale. E sembrerebbe che questo cutoff offra una sensibilità del 75%, una specificità del 77% per predire la resecabilità. Quindi, inoltre, nello studio si conclude che una riduzione sotto il 91,8 unità per ml o una riduzione del 40% durante il trattamento neoadiuvante è un fattore prognostico indipendente di resectability nei pazienti primariamente etichettati come localmente avanzati. Quindi il CA19-9 ci aiuta sicuramente insieme ai criteri RECIST, però diciamo che il nostro problema è capire quanto è questo benedetto cutoff, perché di fatto non sappiamo quanto la percentuale di riduzione sia importante. In questo studio, per esempio, un piccolo studio esploratorio su 54 pazienti, il cutoff significativo era il 30%, nelle linee guida NCCN si raccomanda l'esplorazione chirurgica nei pazienti che abbiano avuto almeno un 50% di riduzione del CA19 e ci sia un miglioramento della sintomatologia. Quindi questo rimane comunque un capitolo abbastanza aperto. Inoltre abbiamo altri fattori confondenti, l'ittero. Sappiamo e spesso e volentieri la valutazione del CA19-9 nei vecchi studi era corretta per il valore della bilirubina, cosa assolutamente scorretta. In questo studio, in realtà, per quanto diciamo con tutti i limiti del caso, uno studio molto piccolo, è retrospettiva, il 54% dei pazienti di 171 avevano l'ittero, si andava a valutare la possibilità di utilizzare il CA19-9 come fattore predittivo di resecabilità e di fatto sembrerebbe che l'ittero non infici il potere predire la resecabilità alla ROC analisi del CA19-9. Quindi di fatto c'è un'abilità di predire la resecabilità dell'88,6% anche nei pazienti con ittero rispetto a quelli senza ittero. Ovviamente però le indicazioni sono quelle che laddove possibile l'ittero debba essere palliato. Altro utilizzo del CA19-9 è per esempio per definire quali di quei pazienti che arrivano
che sono candidati a un intervento chirurgico radicale si meritano invece una laparoscopia diagnostica. Le linee guida in questo senso ci vengono in aiuto, anche se la forza della raccomandazione è condizionata a favore, ovvero la vecchia positiva debole, con qualità globale delle prove molto bassa, perché lo studio in realtà è una review, è una sola, in cui si prende come cutoff per dare indicazione alla laparoscopia esplorativa 150. Anche questo è un cutoff di nuovo completamente diverso. Quali sono le nuove prospettive? Sono quelle di cercare di associare qualcosa che ci dia qualcosa in più, soprattutto nell'ambito dei pazienti con malattia non metastatica. L'associazione di altri fattori biologici e biochimici che possono aiutare la selezione del paziente è assolutamente urgente, e il ctDNA è diciamo uno dei comunque la biopsia liquida è uno degli strumenti che sicuramente spero in futuro ci verranno in aiuto in associazione al CA19-9. Questo è uno studio che avete visto tutti presentato all'ASCO di quest'anno, una valutazione dinamica del ctDNA e anche del CA19-9 in pazienti metastatici o dallo stadio 1 o dallo stadio 3 che vengono seguiti nel tempo, e viene fatta una valutazione del ctDNA a diversi time point. Sappiamo che il ctDNA correla positivamente sia con con lo stadio sia con il cambiamento di stadio, che è un predittore molto forte della relapse free survival, molto di più del CA19-9. Quindi mi chiedo se di fatto nel futuro potrebbe essere associare la biopsia liquida al marcatore per avere le risposte che cerchiamo e selezionare ancora meglio i pazienti da inviare all'intervento chirurgico. Di fatto sembra che da questo piccolo studio pubblicato recentemente si identifichi un cutoff ancora diverso, che è 949.7 come valore, che sarebbe il valore a cui noi cominciamo a vedere i ctDNA KRAS mutato in circolo. L'analisi multivariata di questo studio rivela che il 949 è un fattore prognostico indipendente di overall survival e di relapse free survival in questi pazienti analizzati. Ovviamente uno studio piccolo e quindi da prendere con due numeri. In conclusione, per quanto il compito era ostico e vi ho solamente fatto una carrellata di quello che c'è, di fatto nulla di conclusivo, sappiamo che il nostro CA19-9, che è l'unica che abbiamo al momento, funziona come un biomarker, come un predittore, ma è anche un promotore del tumore del pancreas, e che come biomarker ha una sensibilità di circa l'80%, una specificità dell'80-90%, e può essere utilizzato per un assessment di stadio, prognosi, resecabilità, relapse e di efficacia terapeutica, ovviamente associato a tutti gli altri fattori clinici che conosciamo e anche radiologici. I livelli normali di CA19-9 al basale sono associati con una prognosi migliore a lungo termine e ovviamente dovrebbe essere misurato quando possibile dopo aver palliato l'intero. I pazienti con un CA19-9 elevato dopo l'intervento chirurgico dovrebbero essere inviati a trattamento intensivo, perché probabilmente metastatici, e quindi queste sono tutte le indicazioni a quale livello fare il CA19-9 durante il corso della malattia. Le open question sono il fatto che il CA19-9 non è un biomarker per lo screening, perché ha un basso valore predittivo positivo. Non sappiamo ancora qual è veramente il cutoff da utilizzare per predire e identificare la vera resecabilità, e sicuramente il nostro challenge più importante è che ci sono pazienti falsi positivi. L'integrazione con altri biomarker è sicuramente un hot topic, e ricordiamoci che il CA19-9 negli ultimi anni si configura anche come un target terapeutico molto attrattivo, quindi è una cosa vecchia, però non è finita finché non è finita. Grazie. Molto bene, abbiamo tempo per una domanda, una o due domande. Noi alle 1.10 dobbiamo riconnetterci. Esatto. Poi possiamo andare avanti fino alle 1.09 a discutere, esatto. Ma alle 1.10 dobbiamo riconnetterci. Quindi la cosa è stata chiara.
più chiara di così. Discuteremo durante il lancio, no, questo punto, bene, ma ci mancherebbe. No, io l'unica cosa che volevo chiedere, in realtà la volevo fare domanda a Giulia, perché prima volevo aspettare di parlare io per chiedere se avete dati sul movimento del CA19-9 nei pazienti che hanno solo un tasto di polmonare. Perché nella mia pratica clinica, non so se è quella comune, sono pazienti che spesso non ce l'hanno. Questo, sì, la mia impressione è questa, e comunque non l'ho fatto vedere, in effetti perché se no ci dilungavamo molto, però dalla letteratura emerge che hanno comunque un CA19-9 più basso, per esempio più primitivo. Sì. Io spesso vedo anche un movimento del CEA, cioè, che noi facciamo contestualmente al CA19-9, che mi sembra un'ulteriore cosa interessante. Allora, io chiuderei. Il vulnus, grazie. Quando non sono espresse nessuno dei due. Ci ricolleghiamo alle 13:10, mi raccomando, presenti.